Perfetto, siamo qui con Noemi, lettore di For Magazine, oggi qui per la presentazione del film Ambo. Noemi, torni al tuo primo amore che è il cinema, no? Sei laureata in DAMS, sappiamo. Non è la prima volta che presti comunque delle canzoni per delle colonne sonore, ci ricordiamo Vuoto a perdere per Maschi contro Femmine. Ti piace collaborare, ecco? Guarda, fra cinema e musica c'è un grandissimo legame creativo e spero artistico. Mi ha fatto molto piacere collaborare insomma, con questo film, far parte del progetto di Ambo, perché è un progetto molto bello, fatto, che parla soprattutto di un tema molto bello come quello della famiglia. E mi piace molto il fatto che, insomma, scegliendo Se tu fossi qui come colonna sonora, c'è un grande legame tra il testo e quello, la storia che viene narrata all'interno di quello che è, insomma, il film. Io mi diverto sempre, tra l'altro per anno ho ricantato una lezione musicale di Se tu fossi qui proprio sull'immagine. È stata una bellissima esperienza che avevo già passato cantando per la Walt Disney, The Brave. Mi piace, con il gioiellino, sono molto contenta di farne parte. Bene. Hai appena finito il tour con l'ultima tappa all'Orion Club, certo. C'ero, è stato meraviglioso. Le emozioni, i bilanci per questo Made in London Tour? È stato un tour molto bello, mi sono molto divertita, anche perché sono stata il direttore musicale del concerto, del tour. Sono stata molto bene con i miei musicisti, il pubblico è stato sempre bellissimo. La cosa che mi piace tanto è che, insomma, si cantino tutte le canzoni, tutti i testi. Lo sapete molto meglio di me, che io mi scrivo. Però è stata una grandissima emozione. All'Orion Club poi eravate più di 2000 e cantavate tutti insieme, mi sembrava un concertone della Madonna. È stato veramente bello. Bellissimo. Grazie. E con Se tu fossi qui, che è l'ultimo singolo che hai prestato, ricordiamo, ad Ambo, si ritorna comunque ad uno stile molto più cantautoriale che ti apparteneva comunque qualche anno fa rispetto a prima, ecco. Forse il pubblico più generalista apprezza più questa Noemi. Cosa pensi? Pensi che Made in London sia stato capito al 100%? No, credo che Made in London abbia bisogno di ancora molto tempo per essere capito. Certo, le cose più italiane, vicino al gusto italiano, sono facili perché fanno parte della nostra cultura, anche se il pezzo Se tu fossi qui io l'ho fatto produrre da Steve Brown, che non è un produttore italiano, però forse, sai, è più classico, ci sono dei suoni nuovi ma sono insieme a dei suoni magari un po' più vintage, cioè, quindi questo l'ha reso più fruibile. Quello che mi è piaciuto molto invece di Made in London è che all'interno di questo disco ho messo tutto quello che mi piace, tutta la musica. Io sono una grande amante dei cantautori, ma mi piace anche molto il soul, la musica elettronica, e quindi, diciamo, Made in London forse ha restituito la persone che mi ascoltano, forse una visione più completa di quello che mi piacerebbe essere, di quello che è la mia musica, se così si può dire. Certo, ci sono pezzi che sono più facili e certo pezzi che non sono più facili. Dove ragazzi acciaio? Acciaio? Fenomenale. Un'ultima domanda, voci di corridoio non ti vedono più sulla poltrona? Oh, c'è il piccoletto. Stavo dicendo, voci di corridoio non ti vedono più sulla poltrona di The Voice, confermi o smentisci? Ragazzi, mi voglio lasciare nel dubbio fino a che non ci sarà la prima. Va bene, vuoi fare un saluto ai nostri lettori di For Magazine? Voglio salutare tutti i lettori e gli internauti che seguono For Magazine e mi raccomando, rimaniamo in contatto perché ho delle novità per voi. Ciao!